23 febbraio 2016, Liberi TV alla sala stampa della Camera dei Deputati con Geppi Rippa. Abbiamo assistito alla conferenza stampa per la presentazione del 111° numero di Quaderni Radicali, intitolato Due anni con Renzi. Molto interessante, c'è stato, diciamo, ci sono stati una serie di interventi relativi ovviamente ai vari articoli che sono contenuti in questa rivista politica, così possiamo chiamarla. Ecco, Geppi, com'è andata questa conferenza e in sintesi che cosa leggeremo su questo articolo, su questo numero di Quaderni Radicali? Beh, innanzitutto diciamo che Quaderni Radicali in questo momento è di fatto la rivista di cultura politica più antica che c'è in Italia. Il prossimo anno festeggerà i 40 anni. Naturalmente ha avuto la precarietà che compete a ogni soggetto che non è omogeneo al processo di regime partitocratico, però è di grande orgoglio l'idea di poter continuare a realizzare un prodotto di cultura politica che comunque testimonia come una interpretazione di analisi che va sul parametro della cultura laica, liberale, libertaria, che si nutre di spirito critico, sia un fatto assolutamente originale anche nel fantomatico mercato editoriale italiano, sia della carta stampata che della televisione e anche del web. Qual è il carattere significativo di questo numero di Quaderni Radicali? Anzitutto noi l'abbiamo elaborato 2 mesi fa e di queste ore è l'uscita su vari quotidiani di interventi che tentano di analizzare i 2 anni di Renzi, ma l'originalità di questo numero sta nel fatto che si intravede anche negli interventi esterni una chiave di lettura che è assolutamente fuori dall'orbita con cui si consuma la dialettica politica del bipolarismo coatto o della nuova versione del bipolarismo coatto italiano, pro, contro, a favore e tutta una serie di dinamiche che sono presenti. Mi sono ritrovato per esempio in questo poco prima di questa conversazione con Liberi TV a un'altra intervista nella quale mi veniva chiesto se c'era un parallelismo tra Berlusconi e Renzi, che è uno dei classici strumenti monocordi con cui una certa sinistra ha pensato di polemizzare con Renzi. Se c'è una cosa di cui Renzi, nel bilancio che dal nostro punto di vista non è meraviglioso e dei suoi 2 anni di gestione di Palazzo Chigi, è che sicuramente si è mosso su un terreno che era quello di disboscare tutti i simulacri di una sinistra massimalista, di una sinistra al limite anche giustizialista come forma di subalternità, ma anche una sinistra piena di visioni classiste, di visioni fuori dal tempo e dalla storia. E quindi questo parallelismo con Renzi era uno degli aspetti che abbiamo imparato a conoscere di Renzi con Berlusconi, uno dei caratteri essenziali con cui la sinistra ha sistematicamente tentato di polemizzare con Renzi, quando invece con Renzi di caratteri polemici ne possono essere molteplici, dalle riforme che ha fatto al modo in cui si muove sul terreno della comunicazione. Il numero è molto articolato, a pensarci bene, contiene in sé per esempio degli aspetti meno strumentali sul rapporto tra comunicazione e politica, su un'analisi sulle politiche economiche, un'analisi sulle politiche delle riforme, un'analisi sull'Europa, cioè è un metodo d'analisi assolutamente estraneo ad una informazione di regime che invece è abituato a fare il tifo e a non fornire una capacità interpretativa dei processi e in questo caso corrisponde più alle dinamiche con cui le elite dominanti reiterano se stesse, perché anche nei momenti in cui c'è lo scivolamento verso l'antipolitica, questo sembra essere una sorta di meccanismo costruito proprio perché nell'antipolitica vi è la possibilità di allontanare azioni riformatori, cambiamenti reali, alterità al governo stesso e quindi di fare in modo che le alternative possibili, che siano alternative di governo oltre che di cultura, vengano ad essere estranee. Quindi in questo senso la rivista mantiene non solo una sua freschezza ma un'assoluta originalità e meriterebbe, se non ci fosse il quadro informativo devastato già descritto, che è quello del modello di regime, una particolare forma di attenzione da parte dei mass media, da parte della carta stampata, da parte della televisione, cosa che non avverrà, ma per quanto ci riguarda abbiamo anche scoperto che godiamo anche nel mondo sotterraneo di una cultura che non è quella prevalente nel mercato delle idee italiane.
italiane, di una particolare forma di attenzione e di riconoscibilità. Cioè i 40 anni di Quaderni Radicali, che non sono stati mai legati a gruppi editoriali che sono poi il prodotto degli equilibri del potere, così come si è configurato in Italia, è un particolare strumento che a mio avviso disegnerà anche per il futuro una prospettiva meno casuale per non solo interpretare i fenomeni, ma anche per avviare dei possibili veri, reali processi riformatori. Io su questo, in questo senso, per concludere, voglio dire che mentre abbiamo con soddisfazione chiuso questo numero, che è bene ricordare, oltre ai tradizionali interventi della nostra redazione, comprende anche interventi di Biagio De Giovanni, di Emanuele Macaluso, di Gianfranco Pasquino, di Margelletti, di Giachetti, di Bianco, di Gerardo Bianco, di Stefano Silvestri, eccetera, è un numero che affronta e veramente fa respirare un approccio diverso all'interpretazione dei fatti che ci stanno intorno, e che in qualche modo è quello che viene giudicato pericoloso dall'elite dominante, la quale, quando è stretta in un angolo per la sua incapacità al governo dei processi reali, preferisce far scivolare il tutto in chiave di esasperazione, delusione, ribellismo fine a se stesso, e quel ribellismo è il presupposto per riconfermare un'egemonia. E questo ci porta a dire che la cosa più deludente del governo Renzi, almeno così come emerge, senza che sia stata accompagnata da un pregiudizio da parte nostra, e che questi elementi dovevano essere la vera piattaforma di un processo di cambiamento e non si sono affatto rivelati. E dicevo appunto che mentre questo numero si conclude, siamo già in fase di preparazione di un nuovo numero di Quaderni, che credo avrà la sua pubblicazione per fine aprile nella missione bimestrale, che è appunto quello di un giubileo dei diritti, con il quale intendiamo realizzare un confronto con quella chiesa di Papa Francesco che in questo momento vede il giubileo della misericordia non decollare proprio sul piano della coscienza e delle dinamiche anche della dialettica democratica del paese. E tra i vari, diciamo, interventi, abbiamo ascoltato tutti quanti che insomma hanno confermato che non c'era una linea editoriale prevalente o imposta dal direttore, questo a tuo onore, però io in qualche modo ho sentito un pochino una linea che richiamava questo, insomma, culturalmente evidentemente c'è un'egemonia spontanea al libro che abbiamo commentato su Libre TV, che era appunto Alle frontiere della libertà, se non ricordo male, è imperniato sul concetto della società delle conseguenze. Quindi questa assenza di capacità prospettica e soprattutto di cultura e politica liberale è una cosa che diciamo in questo numero in qualche modo torna. Non solo torna, ma conferma come, senza coercizioni intellettuali, noi abbiamo guadagnato, diciamo, un'attenzione da quei settori intellettuali che, per quanto presenti nel mondo accademico, nel mondo dell'informazione, hanno mantenuto un profilo un po' meno omologante e meno costrittivo rispetto alle dinamiche anche degli interessi di potere, perché di questo bisogna anche prendere atto. La verità è che se si avverte, se si legge un editoriale, se si ascolta un intervento televisivo, al di là delle battute che pure abbiamo fatto in conferenza stampa che riguardano per esempio il concetto del fatto che i talk show non godono più di attenzione e che quindi questo fatto riduce la forza di penetrazione delle idee, il problema è che quelle che mancano sono proprio le idee. Allora, per confermare il presupposto anche culturale a cui ti riferisci, io dico che questa compattezza ideale e culturale non è stata guadagnata attraverso un'obbligatorietà di chiavi di lettura, ma di un modello d'approccio laico, liberale, democratico, radicale, socialista liberale, cattolico liberale, che pone alcuni ingredienti che sono stati storicamente gli ingredienti che hanno formato i presupposti della democrazia politica, e di questi si sente l'assenza, e in qualche misura il fatto che il numero si sia formato da sé dentro un certo perimetro culturale testimonia che il lavoro fatto, per quanto marginalizzato, è già ricco di frutti che potrebbero in seguito rivelarsi sempre più significativi a fronte della incapacità degli altri a dare risposte di governo reale alla crisi che stiamo vivendo. Grazie Geppi Rippa.